Sono le 6:30, io sto facendo colazione. Stamattina mi sono svegliata prestissimo, non so come mai, e sono andata alla sveglia alle 6:15. Di solito la spengo e poi dormo ancora un pochino, almeno fino alle 7:15. Ma stamattina mi sono alzata, non riuscivo più a dormire. E quindi mi preparo con un po' più di calma perché ho un po' più di tempo. Allora, sono pronta. Stamattina ho fatto l'inverso, sono andata a preparare prima le varie cosine e a vestirmi e prepararmi, e adesso vado a svegliare i ragazzi, così li ho lasciati dormire un pochino di più. Invece di solito sveglio loro, poi loro stanno in sala cinema, si guardano un po' di TV e io intanto mi preparo tutto il resto. Vediamo come va. Oggi un po' diverso. Trucco, non ho fatto niente di che, solita base, ho messo un po' di illuminante sugli occhi e ho fatto un po' di linea con la matita, quella di Rocher, che mi sta piacendo tantissimo perché non è waterproof, però rimane tutto il giorno e non si fissa sulla palpebra superiore, cioè non lascia la riga sopra. È veramente ottima, mi piace tantissimo. Vado a svegliare i ragazzi e andiamo. Allora, eccoci qua, finalmente sono arrivata a casa, mi sono già messa a preparare la cena. Stasera preparo degli gnocchi con un sughetto di patate e zucchine, adesso vi faccio vedere come lo preparo. E sono passata anche da OVS a prendere qualche cosa da vestire per Ale perché ha bucato tutti i pantaloni delle tute, quindi non ne ha neanche uno a posto. E insomma, gli ho preso un po' di cosine da mettere un po' decenti. Così almeno faccio un change dell'armadio. E sono andata a prendere da Teddy un terzo cestino per il bagno sopra, per lo scaffale. Sapete che vi ho detto che l'ho rimesso a posto, ho preso i due cestini nuovi e nella parte sotto mi è rimasto un cestino vecchio, e adesso vado a cambiarlo perché ne ho preso un altro, l'ho preso un po' più grosso, così magari ci sta anche qualche spugna o qualcosa per fare le pulizie. E poi vi devo far vedere finalmente la novità, questa super collaborazione, ma ve ne parlo poi dopo. Adesso vi faccio vedere gli gnocchi come li preparo. Allora, intanto ho messo su a bollire l'acqua, mentre di qui ho messo un po' di cipolla, l'ho fatta soffriggere leggermente, poi ho tagliato una patata e una zucchina e sto andando a farle cuocere. Quando saranno belle morbide, vado poi a frullare il tutto e sarà il mio sughetto per gli gnocchi. Ve li faccio vedere poi quando sono impiattati, non è niente di che, molto semplice, una cosa veloce, ma sono veramente buoni, un po' diverso dal solito gnocco col ragù o col sugo. Vi faccio velocemente vedere che cosa ho preso da OVS per Ale. Principalmente mi servivano i pantaloni della tuta, ma di taglie giuste ce n'erano ben poche. Ho preso questo qui, fatto così con lo stemma qui di lato. Tra l'altro, questo qui era anche un pelino macchiato, ma la commessa mi ha detto di tenere lo scontrino, lavarlo e se non viene pulito glielo riporto indietro, me lo cambiano. Poi ne ho prese un altro paio, fatto così, grigio, con questo bordino di lato nero. Questi sono leggeri, sono già quelli nella versione primaverile. Poi ho preso per uscire una maglia, questa qui rossa, che è il suo colore preferito, è veramente carina, anche questa è di cotone, molto leggera. Ho preso una felpa senza cappuccio, però
anche questa molto carina, con questa cerniera mezza bianca, mezza arancione. E poi ho preso un paio di jeans che Alessandro odia, come penso tutti i bambini della sua età, perché sono molto più comodi in tuta, però questi qui sono abbastanza morbidi e in più in vita non hanno il bottone con la cerniera, ma hanno questa sorta di elastico con i laccetti, quindi sono un pochino più comodi e sotto poi hanno un po' di elastico sulla caviglia. Questi sono i miei acquisti, vi faccio vedere lo scontrino. Questo qua, questa è la mia spesa. Allora, vado a metterli a lavare. Farò un lavaggio super breve perché voglio solo proprio dargli una sciacquata, quindi direi rapido 15 minuti, non di più. Faccio partire e vado a mettere soltanto un po' di Lenor e basta, perché di fatto non è che sono da lavare, però visto che sono nuove almeno una sciacquata gliela diamo. Voilà, adesso mentre loro si lavano io vado a finire di preparare la cena e poi vado a mettere tutto in asciugatrice, così domani, visto che domani sera, non ve l'ho detto, ma andiamo a vedere Claudio che suona a Gagliate, almeno Ale ha già le sue cosine nuove da mettere. Finalmente è arrivato il momento di parlarvi della Tineco Floor One S5. Quando ho ricevuto la mail della Tineco ero al settimo cielo. Aspettavo questa collaborazione da un sacco di tempo e finalmente alla fine è arrivata. Qualche giorno fa mi è arrivata la Tineco Floor One S5, quindi ho avuto modo di provarla. Adesso faccio insieme a voi l'unboxing, così vi faccio vedere all'interno della confezione cosa trovate. All'interno della confezione troverete una bottiglia di detergente, due contenitori che andranno applicati alla base della Tineco per andare a mettere dentro gli accessori, sono veramente molto comodi, un filtro di ricambio come avete visto, ovviamente il caricatore, una spazzola rotante veramente molto morbida di ricambio e ovviamente la vostra Tineco Floor One S5 con la sua base di ricarica. È tutto molto intuitivo e molto facile da montare, non vi servono assolutamente istruzioni. In un attimo avete montato la vostra Tineco e siete pronti per fare le vostre pulizie. Io straconsiglio sempre la Tineco perché è veramente comodissima, risparmiate un sacco di tempo perché è un aspirapolvere e una lavapavimenti allo stesso tempo. La Tineco Floor S5 ha due novità principali rispetto alla S3. Ha la spazzola rotante che arriva a filo muro, quindi andate a pulire perfettamente tutto il pavimento in ogni angolo, e ha il serbatoio dell'acqua che è stato aumentato, quindi ha una capacità maggiore rispetto al precedente modello. Questo ci permette di avere un'autonomia maggiore per la pulizia dei pavimenti. La base di ricarica si attacca direttamente alla corrente come il precedente modello e ha questi due contenitori laterali per andare a riporre gli accessori. Come vi dicevo, il design esclusivo della testina pulisce lungo i battiscopa e negli angoli. La S5 può pulire i detriti bagnati e asciutti allo stesso tempo e ha le migliori prestazioni di pulizia dei bordi, appunto perché la sua testina arriva proprio a filo muro.
Altro punto di forza della Tineco è che i pavimenti si asciugano in un attimo, quindi non è come il Mocio che avete il pavimento completamente bagnato e dovete aspettare del tempo perché si deve asciugare, quindi stare attenti che i bambini e nessuno entri nella stanza prima che si asciughi tutto. La Tineco la passate ed è praticamente già subito tutto asciutto. Ma adesso andiamo a provarla insieme. Vado a riempire il contenitore dell'acqua. Io metto sempre l'acqua calda perché si può mettere fino a 60 gradi. Un tappino di detergente per i pavimenti. Vado a mettere il serbatoio nel suo alloggiamento e via che si va a pulire il pavimento. In questa clip potete vedere come la Tineco va a pulire perfettamente fino a filo muro. Vedete, non rimane neanche un po' di sporco, veramente top. Come vi dicevo, la Tineco va a pulire allo stesso tempo sia lo sporco secco, ad esempio le briciole, sia quello liquido, ad esempio questo bicchiere di vino che mi è caduto sul pavimento, senza alcun problema. Si può utilizzare su diversi tipi di pavimenti, io la utilizzo a volte anche per pulire il balcone, è comodissima, toglie i capelli, i peli degli animali, toglie tutto lo sporco che avete sul pavimento ed è anche molto facile da pulire. Terminata la pulizia, vado a riporla nella sua base e attivo la funzione autopulente. Quindi a mani libere lei si lava automaticamente, pulisce la camera d'aria, il rullo, la spazzola, fa una completa manutenzione di tutta la macchina. Una volta terminata l'autopulizia, la Tineco sarà pronta per essere riutilizzata. Ovviamente prima dovrete andare a svuotare il serbatoio dall'acqua sporca. Come potete vedere, dopo la pulizia anche la spazzola risulta perfettamente pulita. La pulizia del serbatoio dell'acqua sporca è veramente semplicissima. Andate a svuotarlo nel WC e andate a sciacquare i vari componenti sotto l'acqua. Ovviamente prima di andare a riutilizzarla aspettate sempre che siano tutti perfettamente asciutti. Cosa posso dire? Sono strafelice di questa nuova versione della Tineco, la S5, super performante, come già vi ho detto, soprattutto per il fatto che ha la spazzola laterale che arriva fino a bordo muro, a differenza della precedente, per me è una cosa veramente top. I serbatoi molto più grandi, insomma, è veramente super super valida. Ovviamente la S3 non è andata in pensione, ma è qua. Adesso magari valuto se portarla giù in tavernetta e tenere la S5 qui per fare tutto il piano. Adesso vedo un attimino. Comunque è veramente un ottimo prodotto, io ve la stra consiglio. Qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link per acquistarla se eventualmente vi interessa. Per avere maggiori dettagli o informazioni andate a cliccare anche solo per andare a informarvi magari su qualcosa che io non vi ho detto. Comunque io sono veramente molto molto contenta, ringrazio la Tineco per avermi contattata per questa collaborazione, li ringrazio ancora per avermi inviato la S5 che è favolosa e basta. Adesso vado a ritirare poi la scatola che ce l'ho lì, la vado a posare così la tolgo da qua e poi la S5 andrà in dispensa al posto della S3.
Allora, sono strafelice di questa collaborazione, come avrete capito. Non vedevo l'ora di mostrarvi la mia nuova Tineco S5, perché è veramente un prodotto straordinario. Io sono veramente contenta e devo dire che è un investimento la Tineco, ma è veramente un aiuto grossissimo in casa, in campo di pulizie, perché davvero vi fa risparmiare un sacco di tempo. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Per tutte le informazioni sulla Tineco andate qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Io adesso vado a fare ancora qualche lavoro, poi ci prepariamo perché stasera andiamo a Gagliate a sentire Claudio che suona col suo gruppo e basta, noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio e buon weekend a tutti. Ciao!